i valori sono tutte finzioni, anche il vero e il falso sono finzioni, anche il vero. Non c'è né un mondo vero né c'è un mondo falso, c'è solo parvenza, c'è un aforisma della mia scienza 54 che si chiama la coscienza della parvenza. Solo la parvenza è vita, è fuoco, è danza, quindi è chiaro che se non c'è il mondo vero e il mondo falso, sei molto affabulato sul mondo vero e sul mondo falso, ma se, e siccome Nietzsche non ha mai creduto che ci sia un falso che si oppone al vero, ma li mette tutto in discussione. Allora, la prima conclusione è questa, insomma, lui afferma, volevo proprio leggervi il, diciamo così, l'ultimo passaggio dalla, e dalla volontà di potenza, la volontà di potenza, come è noto, è un testo che fabbricato dalla sorella Elisabeth, ma poi successivamente adesso è stato poi editato, eccetera. Beh, nel in frammento 962, la volontà di potenza, è uno degli ultimi frammenti prima del crollo psichico, si chiama L'uomo grande, e Nietzsche scrive, un uomo grande è un uomo che la natura ha inventato e costruito in grande stile. È un uomo più freddo, più duro, che ha meno scrupoli, che non ha paura dell'oppressione, ad esempio. E ecco, è un uomo che deve assolutamente, che non parla a se stesso, porta una maschera, preferisce mentire al dire la verità, ci vuole spirito e volontà. Però c'è in lui una solitudine al punto di inaccessibile alla lode e al biasimo, una giurisdizione propria che non ha nessuna istanza sopra di sé. Quindi, in questo appello all'uomo grande, Nietzsche vuole appellarsi alle individualità, alle singolarità. Non crede tanto in una comunità, diciamo così, da mettere insieme, una comunità possibile. Però, grazie, chiudo, però in realtà, se questa è una conclusione, siamo negli ultimi anni della sua vita, cioè quindi l'appello alle grandi individualità, all'uomo grande, però l'uomo grande è anche quello che deve esporsi al pericolo, c'è un qui chiudo, c'è un celeberrimo aforisma dalla Scienza che tra le cose, forse tra le cose più belle, e che è il 279, e dove qui invece c'è una sorta di rovesciamento di quanto abbiamo detto adesso, perché questo aforisma si chiama amicizia stellare. Ecco, io lo leggo perché, non lo leggo tutto, ma perché qui invece c'è l'idea che una comunità è possibile. È una comunità però forse non umana, ma è una comunità da crearsi dalle stelle, deve essere stellare, quasi una comunità, diciamo, non terrestre. Leggo solo qualche passaggio e poi chiudo, chiedendo all'uditorio, insomma, di risparmiare, come dire, che sta, di avere la pazienza di cosa dire. Ascoltarmi, ma ecco, quindi di avere ancora un minuto di pazienza. Eravamo amici e ci siamo diventati estranei, ma è giusto così, vogliamo dissimularci e mettere in ombra questo come se dovessimo vergognarcene. Noi siamo due navi, ognuna delle quali ha la sua meta e la sua rotta. Possiamo benissimo incrociarci e celebrare una festa tra di noi come abbiamo fatto. Allora i due bravi vascelli se ne stavano così placidamente all'ancora in uno stesso porto e sotto uno stesso sole, che avevano tutta l'aria di essere già la meta, una meta che era stata la stessa per tutti e due. Ma vado avanti velocemente. Esiste verosimilmente una immensa invisibile curva e orbita siderale in cui le nostre vie e mete potrebbero essere intese quali esigui tratti di strada. Innalziamoci a questo pensiero, la nostra vita è troppo breve, troppo scarsa la nostra facoltà visiva per poter essere qualcosa di più che amici, nel senso di quella elevata possibilità. E così vogliamo credere alla nostra amicizia stellare, anche se dovessimo essere terrestri nemici l'un l'altro. C'è qui l'idea o la possibilità che una comunità sia forse di natura stellare o intrastellare e non terrestre. Ecco, va bene, io vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere
sicuramente, perché per fare un esempio, verità che cos'è? Se voi andate a casa, cosa dite? Abbiamo visto due linee. Io e il professore, diciamo, abbiamo visto 40 persone, due prospettive diverse, due modi di intendere lo stesso accadimento. Vivere pericolosamente è essere se stessi. Questo c'è tutto l'altro. Vivere pericolosamente è far sì che ognuno di noi possa essere, ecco la donna, ecco l'uomo da mostrare in qualsiasi pretorio del mondo per dire io sono me stesso. Vivere pericolosamente e avere il coraggio di poter fare delle domande al professore. Grazie. Ma no, io ho messo, è l'ultimo quello più creativo. Prego. Volevo sapere quanto, quanta influenza, quanto è stato influenzato il pensiero di Nietzsche dalla cultura italiana durante il suo soggiorno in Italia, in considerazione anche del fatto che la sua, una delle sue opere più rappresentative, Also sprach Zarathustra, cioè così parlò Zarathustra, è stato scritto ed elaborato in Italia. Allora, raccogliamo come siamo messo. Se ci sono delle domande che poi confluiscono, ecco. Se ci sono altre domande, di modo che noi cerchiamo di seguire un filo comune. Prego.